Buonasera amici della Lega Kun, pronti qui al Triestina Stadium per commentare l'incontro tra milanesi Smog e International Squad per la Lega Cattolica. International Squad fa l'anello di coda con solo 3 punti, mentre milanesi Smog rincorrono Bardi, Di Nazzo e Asensio lì davanti. Hanno 9 punti e tanta voglia di vincere per prendere le due squadre lì su. Andiamo a leggere dunque le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. International Squad con Mazzone, Modabar, Papa, Urbinati, Russini, Nicosia e Malasomma. Milanesi Smog rispondono con Barzaghi tra i pali, De Feo, Senesi, Bianchi, Baglioni, Iurlaro, Negri, Gusti e La Russa. Si comincia subito con i milanesi Smog in possesso di palla. Sulla destra per De Feo, prova a cambiare ancora. Il controllo di Iurlaro, si accentra verso il centro del campo, prova ad andare in verticale, c'è un fallo subito, l'atterramento ed è calcio di rigore. Ottima la palla di Iurlaro, l'imbucata centrale. Parte Bianchi con il destro, il cucchiaio incredibilmente alto, occasione sciupata dai milanesi Smog per portarsi in vantaggio. Cucchiaio fuori, che ottima l'apertura a beneficio di Iurlaro, che parte, cerca il suo sinistro, ottima la serpentina, lo scarico, l'1-2 che si chiude, poi prova con il tacco, ancora il numero 12 Iurlaro, bravo Mazzone a dire di no. Prova ad andare, palla al piede, Papa prova a piazzarla con il destro, bel tiro, grintosi International Squad, buono il pallone, il numero 20 ha spazio, la mette dentro, e Malasomma l'incaricato a battere la punizione, tutto pronto, fischia Luca Calaiò, parte Malasomma con il destro, la palla viene ribattuta dalla barriera e poi abilissimo il numero 14 a portare in vantaggio l'International Squad, Nicosia che sfrutta la grande il rimpalo proveniente dalla punizione di Malasomma, è 1-0 dunque al Triestina Stadium. Palla lunga, chiama il portiere il pallone, ma effettivamente non poteva arrivarci. Bravo in copertura Urbinati a recuperare il pallone sulla linea, ma ancora i milanesi Smog ad andare. Super giocata di Iurlaro in mezzo a due. Resiste Iurlaro, ancora la difende, lo scarico Bianchi. Palla centrale, miracolo di Mazzone sulla Russa. Doppia parata di Mazzone che evita anche che il pallone termini dentro. De Feo corre sulla fascia, la mette dentro ed è bravissimo Gusti di testa da pochi passi a metterla dentro, ottima sortita sulla destra del numero 14 De Feo, si fa trovare pronto Gusti, 1-1, ristabilita la parità. Prova ad andare Ruzzinati, il destro è ottimo poi nella girata, ma la somma controlla un tiro del suo compagno e poi gira benissimo sul primo palo, nuovo vantaggio per l'International Squad. Con calma De Feo, poggio per Negri, lo scarico Bianchi dentro per Negri, largo perfetto, il sinistro ancora decisivo Mazzone a dire di no, la maglia diversa non gioca. Ottimo qui, il recupero di Negri, che non sbaglia, si presenta davanti a Mazzone, lo trafigge per il gol del 2-2, pari per i milanesi Smog. Ottima la giocata a larga per Gusti, scarico ancora fuori per Negri, che non calcia, cerca ancora uno scambio, e ancora Mazzone, bravissimo nel respingere, un po' leziosi qui i milanesi Smog. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, il colpo di testa e la rete, il vantaggio per i milanesi Smog, ha segnato Bianchi dopo aver sbagliato il rigore sullo 0-0, segna il gol che porta avanti i nerazzurri di testa. Buono lo scambio, ancora con il sinistro, ancora Bianchi a segnare la sua doppietta personale, 4-2 milanesi Smog, chirurgico con il mancino il numero 8.
E termina qui il primo tempo al Triestina Stadium con i milanesi Smog avanti sull'International Squad. È ricominciato dunque il secondo tempo al Triestina Stadium tra International Squad e milanesi Smog. Modabar, papà. Dalla centrale, ottimo il corridoio. Nicosia prova ad alzare il cucchiaio. A 6 mezzo a 2, buono il guizzo di Papa. Carica la botta. La mette ancora meglio sul destro. Ottima la risposta di Barzaghi. Occasione al nono minuto. Iurlaro. Parte il traversone per il destro al volo di Baglioni. Ottima girata del numero 22, palla alta di poco, occasionissima però per i milanesi Smog. Urbinati controlla, scarica il destro, ottima la risposta di Barzaghi, occasione però per riaprire il match. Palla in verticale verso la Russa che riesce a toccarla quanto basta. Per il quinto gol dei milanesi Smog, ottimo il tocco di La Russa, davvero rapinatore d'aria. Manita per i nero azzurri. Ottima qui la palla di Bianchi, si divora il gol del 6-2 La Russa. Rossini si accentra, appoggia, ma la somma, ancora Rossini. Va il numero 90, entra nella di rigore, la mette fuori. Una delle ultime opportunità del match, c'è la Rossini. Fischia tre volte Luca Calaiò e cala il sipario sul Triestina Stadium. Milanesi Smog battono 5-2 l'International Squad e volano dunque nelle prime posizioni della classifica della Lega Cattolica. Un saluto dunque da Valerio Tubercolo.